Un anno dopo gli omicidi di Woodsboro orchestrati da Richie Kirch e Amber Freeman, la professoressa della Blackmore University, Laura Crane, viene uccisa dal suo studente Jason Carvey mentre indossa un costume da Ghostface. Jason complotta con il suo compagno di stanza Greg per uccidere le sorelle Sam e Tara Carpenter per finire il film che Richie e Amber volevano realizzare. Tuttavia, Jason riceve una chiamata da un altro Ghostface che ha ucciso Greg e successivamente pugnala Jason a morte. Sam e Tara vivono a New York e frequentano la Blackmore University insieme ai compagni sopravvissuti Chad e Mindy Mix Martin, alla loro compagna di stanza Quinn Bailey, alla fidanzata di Mindy, Anika Kayoko, e al compagno di stanza di Chad, Ethan Landry. Sam viene ostracizzata in pubblico a causa di una teoria cospirativa online che la vede come la vera mente degli ultimi omicidi. Ghostface attacca le sorelle e lascia dietro di sé una maschera di Ghostface indossata negli omicidi di Woodsboro del 2011. Alla stazione di polizia di New York, le sorelle incontrano il padre detective di Quinn, Wayne Bailey, l'agente speciale dell'FBI Kirby Reed, un sopravvissuto agli omicidi del 2011, e la reporter Gail Withers, che racconta di aver parlato con Sidney Prescott e di essersi nascosta per proteggere la sua famiglia. Il terapeuta di Sam viene ucciso da Ghostface, che ruba la cartella di Sam e lascia una maschera indossata negli omicidi di Hollywood. Mindy teorizza che l'assassino stia seguendo le regole dei franchise cinematografici, in particolare quella secondo cui chiunque può morire mentre il franchise continua. Ghostface attacca il gruppo nell'appartamento delle sorelle, uccidendo Anika e apparentemente uccidendo Quinn. Danny, il fidanzato di Sam, aiuta gli altri a fuggire. Ghostface si lascia dietro una maschera indossata negli omicidi di Windsor College. Gail porta il gruppo in un teatro abbandonato che ha trovato durante le indagini e che è stato allestito come un santuario degli assassini di Ghostface, con molte prove relative ai precedenti massacri ora esposte come oggetti di scena. Ghostface chiama Gail nel suo appartamento e la tormenta per la morte di Dewey Riley prima di uccidere il suo fidanzato Brooks e aggredirla. Sam e Tara arrivano appena in tempo per impedire a Ghostface di uccidere Gail, che viene portata in ospedale. Il gruppo accetta di incontrare Kirby al teatro per intrappolare Ghostface. Mindy viene accoltellata da Ghostface sul treno. Al teatro Sam vede un'allucinazione di suo padre, il killer originale di Ghostface, Billy Loomis. Prendendo il suo coltello degli omicidi originali, si rende conto che sono stati chiusi dentro. Due Ghostface appaiono e attaccano Chad. Wayne e Kirby arrivano entrambi con le pistole spianate. Wayne tenta di accreditare l'ipotesi che Kirby sia l'assassino, ma poi le spara, rivelandosi come terzo Ghostface e la mente. I suoi complici sono i suoi figli e si rivelano essere Ethan e una Quinn ancora viva, che ha finto la sua morte per allontanare i sospetti. Il trio rivela di essere la famiglia di Richie e di voler vendicare la sua morte. Erano responsabili di aver diffamato Sam online e intendono incastrarla per la loro follia omicida. Sam e Tara hanno la meglio e combattono la famiglia Bailey, con Tara che accoltella Ethan e Sam che uccide Quinn, mentre Wayne perde brevemente i sensi. Sam indossa quindi il costume di Ghostface del padre, deride Wayne con una telefonata utilizzando il cambiavoce e lo pugnala ferocemente a morte. Ethan riemerge, ma Kirby gli spacca in testa il televisore che ha ucciso Stumacher, uccidendolo. Sam accetta di lasciare che Tara viva la sua vita in modo più indipendente e Tara accetta di andare in terapia. Mentre Mindy, Chad e Kirby vengono portati in ospedale, Sam fissa la maschera di Ghostface del padre prima di gettarla e seguire Tara in città. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.